Allora sì, Ravenna riesce a imporsi nel derby con Ferrara al termine di un match complicato e arriva al termine del girone d'andata nella zona playoff. La squadra di Masson dimostra grande determinazione, rimontando il 19-32 di metà del secondo quarto. Smith e Laganà allora suonano la carica, dando la scossa ai bisantini, che iniziano una rimonta finalizzata da Cardillo e Jurkatam. Il finale 71-67 per Ravenna testimonia la voglia di vincere il match di entrambe le squadre. Ora, con il quinto successo casalingo, i giallorossi cercheranno di ripetersi domenica prossima al Pala de André, ospitando la Sigeco Piacenza. Era evidente che fosse una partita di grande, no, tensione, era evidente che fosse una partita molto complicata perché veniamo, ovvio, da tre sconfitte, di cui l'ultima chiaramente una cosa incredibile, non mi è mai capitato di giocare senza cronometro, senza sapere che cosa la partita avremmo vinta, avevamo l'ultimo tiro per andare, però vabbè, succede ed è. Spero che quella non sia una sconfitta che costi magari una posizione di playoff perché sarebbe allucinante. Oggi credo che il lavoro che Josh e Cardillo hanno fatto su Swan sia pazzesco, tenuto a 15 punti, hanno fatto un lavoro incredibile, tanti piccoli dettagli che magari i non addetti ai lavori non vedono, ma situazioni di tag, di body check, di mostrare dei finti aiuti, cose realmente entrambi meravigliose.